ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono qua nella mia cucina, ma non devo cucinare, quindi non mi aspettate una ricetta di cucina, ma una ricetta cosmetica, perché appunto mi servirà il fornello. Ma vi voglio far vedere un super rimedio casalingo semplicissimo, ragazzi. È una cosa troppo figa per i brufoli, per la pelle, in particolare per i brufoli, per i punti neri, le impurità, per l'acne, tutte queste cose. Perché praticamente avevo visto in queste foto e queste cose che mettono in internet, non mi ricordo, tipo su Instagram, non mi ricordo dove, si vedono tante cavolate. Io vi devo dire la verità, spesso vedo queste cose, le provo anche, ma sono quasi tutte sovvecchie, cioè incredibile. Dico, ma come fate? Hanno anche tantissimi like, tipo certe volte, vabbè. Mi dico, vabbè, adesso lo provo, vado là, una ciofeca, una roba di uno schifoso. Invece questa cosa è stata una delle poche che veramente mi ha dato grossi risultati, mi è piaciuta tantissimo. Ho detto, no, lo devo dire alle ragazze, perché praticamente già da un po' di mesi ho provato a fare questa cosa ed è super efficace. Cioè, veramente è formidabile. L'ho fatto provare anche altre persone per l'acne e per i brufoli in particolare, che poi fa bene anche per i pori dilatati, rende la pelle luminosa e bella, però in particolare per queste impurità della pelle. E sto particolarmente felice perché ho sta maglietta, che non so se vi ricordate, se avete comprato il mio secondo libro, è la maglietta che c'avevo, cioè io indossavo nella copertina, quindi ogni volta che la metto mi viene in mente lo shooting che feci per la copertina del mio secondo libro, mi viene tipo una nostalgia, una cosa comunque. C'ho legata proprio affettivamente, sapete quando indossate una maglietta per un'occasione particolare ci sei legata, quindi per me è questa maglietta, vabbè, piccola parentesi. Serve l'alloro, ragazzi, l'alloro. Io ho questo qua biologico, ovviamente se è biologico è meglio, tipo lo raccogliete dal vostro vicino, queste cose qua. Io ho questo qua che ho comprato all'Ocean, come potete leggere, è semplicemente alloro essiccato. Questo è l'ingrediente fondamentale. Ho aggiunto a questa cosa. L'efficacia di questa ricetta è data dal fatto proprio che ci sia l'alloro, perché voi, come sapete, tipo il sapone di Aleppo, tutti i prodotti a base di Aleppo, come da cosa sono fatti? Da olio di oliva e da alloro, perché l'alloro è super efficace per i brufoli e l'acne della pelle. Quindi ecco perché questo prodotto è super efficace, perché sfrutta l'alloro, che è una pianta veramente miracolosa per i brufoli. Niente di più semplice, ragazzi. Ci serve dell'acqua. Io, dato che questo prodotto è un rimedio casalingo, non metterò del conservante, nulla. Per farlo durare di più utilizzerò l'acqua in bottiglia, che poi la andate a scaldare, quindi non vi preoccupate, la facciamo bollire bene bene, la sterilizziamo, quindi non ci sono problemi. Vado a riempire il mio bollitore con acqua. Adesso praticamente ci metto le mie foglie di alloro. Ecco, questo è l'alloro. Infatti sono particolarmente, vabbè, sono struccata ovviamente, perché vi devo fare, dopo vi faccio vedere anche l'applicazione sul viso, quindi sono senza trucco, mi sono appena svegliata, sono un po' un cesso, scusate, non vi avevo fatto la premessa. Attenzione alla faccia di Carlita, potrebbe disturbare gli stomachi deboli, va bene. Comunque ragazzi, prendo l'alloro che è buonissimo, io lo adoro, un profumo ottimo, e lo metto qua dentro. Ne metto abbondante, ci viene molto efficace, una manciata tipo così, ecco, così va bene. Quindi lo faccio a pezzettini. Ok, dato che ce l'ho, ce lo metto su fuoco a bollire per qualche minuto, cioè quando bolle, appena bollo, sta quasi a bollire, spengo. Immergete bene bene tutte le foglie di alloro e lasciate bollire. Ecco qua, quando bolle dal fuoco, e adesso lo faccio stare ancora un po' in infusione un paio di minuti prima di versarlo all'interno di un contenitore. Sprigiona un profumo bellissimo, e se vi mettete tipo così vi fate anche un po' di suffimigi, quindi fate anche, preparate la pelle che si aprono tutti i pori, tipo una pulizia del viso. Solo quando è tutto freddo vado ad aggiungere l'altro ingrediente magico, che è il limone. Il limone è molto molto purificante e astringente ed è perfetto per i brufoli, i punti neri e tutte le impurità della pelle. Quindi ragazze, praticamente
mentre il vostro tonico, diciamo la vostra lozione all'alloro, è pronta. Io vi consiglio di utilizzarlo ogni giorno, perché se lo utilizzate ogni giorno vedete i risultati. Ovviamente se lo fate, lo lasciate nell'armadietto e sperate che funzioni, non funzionerà, mi svelo questo mistero. Quindi utilizzatelo tutti i giorni, già dopo una settimana, soprattutto se lo utilizzate mattina e sera, vi lavate il viso, appena vi svegliate lo utilizzate, lo tamponate su tutto il viso e poi vi truccate, fate le vostre robe. La sera, dopo esservi struccati, alla fine vi mettete questo prodottino di tonico, non di lozione purificante. Mattina e sera per una settimana già vedrete i risultati, ovviamente più lo utilizzate meglio è, ha un buon profumo, quindi non vi preoccupate, non vi lascerà un cattivo odore. Adesso vi faccio vedere come lo utilizzo. L'ho messo apposta in questo contenitore con il che si clicca sopra, no? Perché ovviamente così non si va a inquinare il prodotto all'interno, perché a volte invece con quella che si versa si può inquinare. Con un dischetto passo su tutto il viso, in particolare su naso, fronte e mento o dove avete i brufoli. Se tipo avete in una zona con più brufoli potete anche fare una specie di impacco, cioè lo mettete, tipo state sul divano a guardare la TV, vi mettete questo e lo lasciate così qualche minuto, così agisce più di più, no? Ovviamente, perché questo qua è tutto riempito di lozione. C'è l'alloro che è ottimo per il brufolo, ovviamente c'è il limone che acidifica questa lozione, quindi chiude i pori dilatati, quindi eventualmente avete pori dilatati, cioè li chiude, è astringente, e il limone è anche un antibatterico naturale e anche ottimo appunto per purificare la pelle, ristabilire il pH della pelle e combattere i brufoli e anche le macchie, i segnetti dell'acne post brufoli, perché comunque il limone schiarisce le macchie. Oltre al fatto che è molto molto piacevole, a me piace tantissimo utilizzarlo, vi dico la verità, lo utilizzo con molto piacere la mattina e la sera, vi ho detto già da qualche mese, mi piace veramente tanto, mi aiuta a mantenere la pelle pulita e ad eliminare brufoli, anche altre persone l'ho fatto provare, quindi funziona, funziona, mi raccomando fatelo. È una cosa super semplice, lo so che uno magari non se l'aspetta, però vi funziona, mi raccomando lasciatemi un like, pollice in su, se vi piacciono le mie ricette di cosmetici naturali, così ve ne faccio tante tante altre. E fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto questo video. Io mando un bacio grandissimo. Ciao.